Allora, Piero Mazzocchetti, ormai amico dell'Aquila e degli Aquilani, sei di nuovo qui per un'occasione che vede protagonista la musica. Bah sì, ogni volta che torno all'Aquila non nego che c'è una grandissima emozione perché si cerca sempre di tornare in questa città, ovviamente dissastrata e così duramente colpita, cercando di portare un po' di conforto grazie alla musica, grazie all'arte e grazie sicuramente a tanti giovani che hanno voglia di mettersi in evidenza in un parco importante come questo concorso. E io spero che insomma, la risposta arrivi anche dalla cultura. E che una volta purtroppo spenti i riflettori, invece molti interessi e molte cose spariscono e svaniscono. Noi cerchiamo con la nostra semplicità, con il nostro lavoro, di arrivare a tutti e cercare di non far spegnere i riflettori, finita la propaganda iniziale di un evento, che sia bello, che sia brutto, come quello che è successo all'Aquila 3 anni fa. Insomma, la musica la fa da padrone come linguaggio universale. Io mi auguro che stasera vinca il migliore, che sia una vocalità interessante e soprattutto ragazzi che hanno il dono della semplicità e dell'umiltà, perché senza questi ingredienti non si riesce ad arrivare al successo. Si può ricostruire anche partendo dalla musica? Bah, si ricostruisce sempre a partire dalla musica, perché la musica è stato il primo linguaggio da quando l'uomo è comparso sulla terra, con i suoni, e quindi dopo il silenzio tutto ciò che è suono diventa musica.